cosa è questo benedetto German System sulle barche a vela. Ovviamente per chi non lo sa, seguici. Il German System è un sistema più comodo, più facile e più veloce per poter governare la tua vela principale, quindi la randa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa sto parlando. Siamo in fiera, quindi magari sentirai un po' di musica di sottofondo, ma è normalissimo perché siamo in un ambiente ovviamente pubblico. Siamo su un Beneteau 37.1, la nuovissima di Beneteau, ma proprio per spiegare al meglio che cos'è il German System. Cominciamo dall'archetto. Questo archetto, che non è il German System, ma è uno dei passaggi che si è fatti per arrivare al sistema completo del German System. Questo archetto ha fatto sì che la randa, quindi il mio boma, possa essere comandato e governato tramite i rinvii direttamente da questo punto di ancoraggio, mentre invece sulle barche classiche, sulle derive o comunque quelle senza archetto e senza German System, il controllo del boma, quindi della randa, della vela principale, è direttamente verso poppa, quindi alla fine del boma. Per fine del boma intendo questo lato, ovviamente verso poppa, più o meno in questa zona viene ancorato il punto di fissaggio che poi finisce nel pozzetto più o meno in questa zona. Se così fosse, avrei sempre comunque la scotta di randa, quindi il sistema di governo tramite delle cime per governare la randa, la vela principale, in mezzo al pozzetto. Lo scomfort mio nel governare se ho degli ospiti a bordo, e gli ospiti a bordo che si ritrovano con questa cima sempre comunque che gli fa da intralcio per poter circolare liberamente. Ma intendo l'archetto in avanti, quindi verso prua, non abbiamo più questo problema. Ma il German System ha migliorato ulteriormente a livello di comodità questo sistema. Andiamo a vedere anche questo nel dettaglio. E andiamo a vedere proprio gli stopper, quindi dove vengono rinviate le scotte di randa. In questa posizione, proprio di fronte al timone, di conseguenza a questa posizione è facilissimo poter governare la randa. Perché? Perché ce l'ho sempre sotto mano quando sto timonando, ma mi metto al timone e ti faccio vedere. Eccomi qua a babordo, sulla sinistra della barca, posso governare tranquillamente la scotta di randa come in questa posizione. Da qua riesco anche a lascare e strozzare lo stopper per poter governare, ho il winch e tutto qua in questa posizione, al di fuori del pozzetto, dove gli ospiti possono tranquillamente, che ne so, festeggiare la giornata di navigazione. Stessa cosa, proprio grazie al German System, lavoro dalla parte opposta, quindi a tribordo, sul lato destro della barca, grazie al doppio rinvio della scotta di randa. Quindi in soldonissimi, il German System, due scotte di randa, due manovre sdoppiate. Siamo su un'altra barca, la First 44, per farti vedere un'altra tipologia di applicazione del German System. Qua infatti l'archetto sulla tuga non l'abbiamo, abbiamo, come ti dicevo, le barche performanti o comunque le barche classiche hanno l'attacco in questa posizione, in mezzo ai due timoni, ma il German System è proprio il sistema della scotta di randa in questa posizione. Quando dico due scotte di randa non intendo che sono due ovviamente le scotte, ma è un circuito chiuso, ma le trovo in due posizioni diverse, quindi sia a babordo che a tribordo. Quindi German System, unica scotta di randa che fa un circuito chiuso ma governabile da entrambe i lati. Ti ricordo che se non vuoi perderti nessuna delle nostre pillole non devi far altro che iscriverti su questo canale. Da un salone di Genova del 2023 a bordo di una fantastica First 44 installata con German System, non mi resta altro che salutarti e augurarti buon vento e occhio sempre al meteo.